E voilà, vediamo un po'. Perfetto, cos'è Echi del passato? Ah, ok, Echi del passato è... sono le cinematiche. Madonna, che forte sta campana. Buonasera, good player. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. E sono i Master 2 e le prime GTA 6. Questa è l'idea, capito? Che poi Master Duel. Allora, secondo me, io ho detto facciamo su Master Duel perché è semplicemente più figo da vedere. Perché dobbiamo pensare a. Ok, chi guarda i miei video? Il fatto è che Dueling Book, il simulatore online che utilizziamo, ovviamente non è così appariscente, capito? Voi pensate a un random che gioca a Yu-Gi-Oh! Si ricorda che Master Duel è molto più bello. Visto che la differenza è poco, ho detto lo facciamo su Master Duel così è più bello da vedere anche per il random. Ma potremmo farlo su Dueling Book, capito? Però a sto punto ho detto perché no? Facciamolo su Master Duel. Comunque, siamo qui. Minchia, non ci ho giocato per un giorno, non mi ricordo già più cosa è successo. Non importa. Avevamo preso. Adesso mi ha formato il ratto di guardia imperiale. Chi è questo? È quello che fa la. Ah, ho capito. I rompicoglioni che ho ucciso l'altra volta. Va bene. Diario. Ci abbiamo un po' di pillole. Si è affidato l'amante del giardinaggio. Ma che cazzo è l'amante del giardinaggio? Ma è il vecchio che ho beccato all'inizio? Vecchio tamburello. Logore Malconcio, quando percosso, mette ancora un vivace scalpitio. Vabbè, ascolta. Tirano dritti e basta, tanto. Questa sembrerebbe una boss arena, ma è impossibile che lo sia. Vero? È di qua che devo andare? Ho già ucciso un boss e me lo sono dimenticato, per caso? Ok, no. Sembra che di qua si vada da qualche parte. Ok, io devo andare di qua. Perfetto. Ci abbiamo il segnale. Ok. Oddio, adesso devo ricordarmi bene le rollate, che oggi pomeriggio ho giocato a Elden Ring per testare una mod. E quindi un attimo ricordarmi. Infatti stavo sbagliando tutte le rollate su Elden Ring. Tutte le stavo sbagliando le rollate. Ok, questo è uno di quelli con lo scudo. Ok. Dunk! Andiamo dietro. Perché gli stiamo colpendo lo scudo anche se siamo dietro? Vabbè, poco male. Ok, bastardo. Per quale decreto la sua testa è appesa... What? Chi è che sta parlando? No! Si calmi! C'è uno scemo che sta parlando lì sopra, comunque. Per quale decreto la mano pietosa offre dolore? Aspetta, mettiamoci un attimo qua, prima. Oggi la scimmia è una sola, hai visto, Razel? Allora, dormire, riposare. Coltiva spiriti come sia. Qu quanto ne abbiamo? Possiamo coltivare ulteriormente? No, il nostro tizio costa troppo, giustamente. Ok. Allora, prima di andare di là, vediamo un attimo. Porca miseria. Lei deve un attimo darsi una calmata, eh. Che poi vi racconto una cosa. Allora, l'altro giorno sono stato al ristorante cinese di un mio amico, ok? Ad uno you can eat di questo mio amico, che è cinese. Si chiama Luca, quindi il nome non aiuta, perché è nato in Italia. Aspetta però, no, voglio andare prima a vedere cosa c'è sopra. Allora gli ho chiesto, Luca, scusa, ma sto giocando a Wukong, gli ho raccontato un po' del gioco e gli ho chiesto... E gli ho chiesto un po' della mitologia, lui dice che purtroppo non ne sa tanto perché è nato in Italia, quindi li conosce per i vari telefilm, serie così che guardava con la famiglia, ma non è così legato alla tradizione cinese. Porca miseria, lei si deve dare una calma. Oddio, due ce ne stanno.
Tunk! Porca miseria, che danno. Oi, ai, ai. Oh! Non gli ho fatto niente. C'avevo lo scudo. Il maledetto. Bevi. Ma che cazzo di danno fanno? Forse è meglio usare la trasformazione. È pazzo. What? Ma mi ha preso. Ma cosa sta facendo? Ma che sta... Ma è fortissimo sto tizio. Grazie Acqua Frizzante per il Prime, molto gentile. Ma mi ha shottato, ma avevo tipo metà vita, mi ha fatto un grab lì. Porca miseria. È che non volevo usare magie e robe simili per dei tizi normali così, capito? Quindi boh. Ah, torniamo. Oh no, iniziano a inseguirmi tutte adesso. Oh ma quanta cazzo di gente sta uscendo qua? Oh! Ok, ottimo. Ammazziamo il sasso adesso. Fantastico. Oh, un altro. No. Mamma mia. Vabbè, buona notizia comunque mi danno degli oggetti. Un po' di oggettini. Sono Vuko, una scimmia nata da una pietra magica. Per questo ha la skill pietra, pelle di pietra. Già fortissima nascita ma divenne ancora più forte. Cazzo. C'è un tizio che mi lancia le pietre. Diventò immortale 7 volte in 7 modi diversi. Per farla breve era troppo forte e Buddha lo imprigionò sotto la montagna. Fiammata iniziale. Ah, ho capito. Ok. Botte. Dai. Che danno. Bevi. Vabbè, io lo uso, sti cazzi. Mi hai fatto incazzare. Non mi sto facendo un cazzo. Ho fatto bene a usarlo. Almeno. Ha! Bello! Tu. Okay. Il pagliaccio è stato sconfitto. Ora ci dà la sua anima? Yes. Preso. Adesso il messaggio sulla passia per recuperarti vita con gli attacchi caricati ho scritto sopra che sia di aiuto. L'attivi soltanto degli attacchi caricati ottenuti dalla combo degli attacchi leggeri non caricandoli. Ah, ho capito, per quello quindi che non recuperavo vita. Devo fare la combo attacchi leggeri e poi clicco per l'attacco pesante, questo intendi. Esamina. Cosa c'è qui? Cosa ho preso? Ah. Ok. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose. Molto dentro. Bene. Overloaded Touch, grazie mille del Prime. Benvenuto tra noi, caro. Benvenuto. Ciao, Poego. Boss fight. Boss fight. Cosa potrebbe mai essere? Sono solo delle boss fight qua. Ciao Nice Alpha. Come può questa essere una cosa segreta? Cazzo, ci vai tirando dritto. Pensavo fosse la strada principale questa. Oh, che cazzo è questo? Long e nero. Long nero. Ok. Ok, signor nero.
Bene, signor Long Nero. Cosa faremo adesso? Ah! Oh no, raga, Long Nero è pure anche Long Forte. Sono incastrato! Ok. Partita la musica! Ok, quindi se faccio sta combo qua... Aia! Bevi, bevi! Boom! Long e pure nero. Per adesso sembra bello resistente il signor Long. Toh! Oh, troppo presto. Ah, vai, mica va a ritmo di muovo. Ma non faccio in tempo! Cioè, quando salta, poi ci mette un attimo a saltare di nuovo. Allora, c'è un problema, chat. Forse, tipo, a un certo punto devo saltare o verso dietro o verso l'avanti. Aspetta, dove siamo qua? Ah no, lì si esce. Mi sa che Long Nero è di qua, giusto? Ok. Ok. Sono vivo. Raga, Long Nero è veramente pazzo. Signor Nero, lei è veramente pazzo e veramente forte, devo proprio dirlo. E soprattutto è veramente nero. È veramente... Vede... Oh no, non mi salta, ragazzi! Vi giuro, ci sto provando. Non ho che... forse si può doggiare quella scivolata, perché col salto io non capisco come si faccia. Posso sedere sulla roccia? Non lo so. Prima mi ero incastrato, prima ci sto provando a sedere su una pietra, ma non mi faceva salire. C'era il muro invisibile. Saltando è impossibile. Forse... Ah, forse tipo questa roccia qui, forse ci posso salire. Ok, sì. Ho capito, devo andare qua. Devo andare su quella roccia lì, tipo. Signor Long, si calmi un attimo, per favore. Dunk! Non è che inizia a suonare il tamburo adesso? Ok. Ah! Ora me ne sto bello qua. Bello tranquillo. Ok. Avevo sentito i tamburi, ragazzi. I tamburi sono molto pericolosi. Il signor Long Nero. Aia. Aia.
Benissimo. Oh, oh, oh. Raga, dove mi metto? Ok. Oddio, ho trovato la roccia. Oh, Long Nero è fortissimo comunque, come boss. Se mi rompe pure sta roccia è finita per me. È l'unica su cui posso saltare, mi sa. Ok. Ah! Ok, signor Long. Vediamo un po' adesso come la mettiamo, eh. Ok. Boom! Ah, Long Nero. È stato allungato per bene. Oddio, Long Nero che forte. Oh yes, il nostro tesoro. Nostra vittoria. Terzo try. Perché non capivo come funzionasse Long Nero. Cioè, appena ho capito che devo mettermi sulla roccia è stato abbastanza facile. Oddio, facile. Se mi rompeva quella roccia era finita per me. Comunque, io voglio aumentare il mana perché voglio paralizzare il più possibile. Come dire. Ok, vediamo la nostra ricompensa per aver battuto il signor Nero. John Nero. Dorsale elettrica. Ma che cazzo. Oh, posso... Merda, questo è un ottimo potenziamento. Vedi scrittamente tutti gli attacchi a posa del pilastro. Che non è quella che uso, però... 70 di danno base, però non ho la sabbia ferrosa raffinata. Non importa. Cos'altro ho sbloccato? Qualcosa qui ho sbloccato. Riduce leggermente il tempo di recupero e tutte le magie. Beh, potrei usare più però in realtà recupero... Ah, tutte le pose. Ah, ok, tutte. Ok. Allora, il tempo di recupero in realtà non mi cambia più di tanto, perché già per la paralisi comunque ce l'ho abbastanza... molto ridotto il tempo di recupero, quindi chi se ne frega. Questa spina vertebrale di Long emana fulmine, colpisce con la forza di un tuono. Il suo scopo resta un mistero. Solo il futuro ce lo può svelare. Ok, anche la perla di Long. Long, ma soprattutto Nero. Ma quindi questa è una zona a senso unico, non è di qua che devo andare, no. Qua dovevo soltanto battere il signor Nero. Ok. Tutte le pose, va bene. Il compendio di Timbaro, ma Palombaro probabilmente lo trovo. Cioè, scusami, sono ancora... Immagino che sia più... cioè, che sia qui da qualche parte. Intanto usciamo da qui. Che a quanto pare è... è un vicolo cieco questo. Ok. Oddio il caricamento. Oddio. Cazzo di caricare. Dunque, abbiamo battuto Long Nero. Ora, che strada da prendere? Ce n'erano un po'. Potrei andare giù di là, ma secondo me di là non c'è un cazzo. C'è solo... beh, allora andiamoci. Ok. Tiriamo dritto. Secondo me qua c'è tipo un po' di loot e poco altro. Oppure c'è una zona gigantesca dove potenzialmente si cela un boss. Tipo lui. Lei è un boss per caso? Ma no, è buono, è un amico. È un cinghialone che si tocca la trippa. Benissimo. Alza la coppa, ebra la verità. Chi sfida la morte sotto quei cieli là.
Ho fallito la missione. Trovami qualcosa a farmi passare la sbornia. Ok. Ah, che tonico! Mi hai fatto riprendere, grazie. Oddio. Bando alle ciance, la mia pancia brontola. Forse perché ho mangiato troppo. Dicono sia della carne al tempio della tigre acquattata. Andiamo. Dovresti mangiare più stecchino. Ah, ok. E diventare come te? Beh, non è una brutta idea. Bene, devo andare a prendergli da mangiare, quindi, mi state dicendo. Devo prendergli il cibo. Ma mi prendi per il culo? Ma... cioè, vuoi dirmi che non dove... devo entrare lì? Mi hai messo sta porticina semiaperta così, a cazzo. Mi ha preso veramente per Justin. Dai, che due palle. Bastardo! Questo casino. Allora, abbiamo fatto un altro livello. Però per aumentare il mana ce ne servono due. Aspetta, fammi vedere, possiamo potenziare qualcosa? Come se non spezza più come... vai, andiamo con questo. Build solo paralisi. La build paralisi. Cosa c'è qui? Ah, la meditazione. Quindi è un livello questo. Molto bene. Sì, 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 dai. Solo gli sfigati meditano. E le donne. Sto scherzando, ragazzi. Meditate pure che fa bene. Allora, non c'è nient'altro qua, direi no. Bene, allora non ci resta che andare dall'altro lato a questo punto. Ci manca soltanto quell'ultima direzione. Cioè, alla fine questo gioco ti dà l'impressione che abbia tante strade, ma in realtà sono molto... come si dice? È molto scriptato, come giusto che sia, anche perché... la grafica è troppo pesante per reggere... chissà che roba. What? Questo abominio qua, che cazzo è? Cosa sei? No, lancia sassi no, per favore. Fanculo. Ah, ah. Quanta gente ho attirato? Quanti incazzati ci stanno? Troppi. Troppi per i miei gusti. Possiamo non combattere? No, devo prendere anche... ma questo è morto? What? Ma che cazzo? Oh! Un attimo che... affanculo! Facciamo così, te mi hai rotto il cazzo. Oh, questi comunque sono fortissime. Cioè, a livello statistico hanno delle stats veramente alte. Bene. Poi le mosse forti gli spaccano. Tonk. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, recuperiamo quello che dobbiamo recuperare. Mi ha dato dei drop il tizio qua che ho ucciso. Quello lì che ha iniziato a tirarmi calci. Mi sa di no, vero? Non penso. Lì c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Servirebbe una bella lanterna in questo gioco. Prendi esempio Elden Ring. Non è un mimic, vero? No, grazie. Gesù è buono a volte. Oh no. Oh no. Gesù Cristo.
porca miseria. Oh! Pignola Cirdix Chandler. Sono anche quanto io mi conviene a combattere a con questo? Molto come gioco. È vero, sembra un open map, ma in realtà c'è un solo percorso. La foresta però davvero confusionaria secondo me. Non lo trovo né frustrante né facilissimo. La difficoltà per me è fatta bene. Unica pecca, non si capisce bene quali siano gli oggetti interagibili. Grazie Pignola! Ma per me è abbastanza comprensibile. Cioè, sono un po', come si dice, più disegnati del resto, ecco, mettiamola così. Mamma mia, questo era forte. Infatti era quello con l'anima. Grazie di Beats. La trasformazione la ottiene all'inizio. All'inizio proprio. Nella zona dove c'è... La statua iniziale è difficilissima. Posso andare dritto senza picchiare ogni singolo tizio che trovo? Ok, che cos'è questo? Boh, una testa. Ma sono avvelenato? Perché sono avvelenato? No, non sono avvelenato. Ah, forse era un'animazione. Cosa ho preso? Iride del Buddha. No, mi tira... Ok. Iride del Buddha ho preso. Molto bene. E ora dove cazzo devo andare però? Mi sembra tutto uguale sto posto. Andrò lì. Cosa potrebbe mai andare storto, vero? Questo è un nemico secondo voi? No, ok. Questo è un nemico? No. Questo sì, mi sa. Ok. Chiaramente è un nemico. E chiaramente non è da solo. Perché ho come l'impressione che tipo ne esponino all'infinito di sti tizi finché non ammazzo la madre delle pietre? Vediamo un po'. Eh sì. Ti ho sentito. Ok, quindi questo nemico funziona così. Lo picchio, mi spona la gente, picchio la gente e torno a picchiare lui. Ok. Non sembra difficile così. Orca miseria. Wow. Che range. What? Mi ha tolto tutta la vita. Ma che mossa era? Ma mi ha tirato dei ghiaccioli. Come ha fatto a togliermi tutta la vita? Ma che mossa è? Ma quanto fa danno? Cioè, se mi faccio colpire da quello muoio? What? Ma come è potuto accadere? Cioè, non... Ma prima non ero passato da qui o sbaglio? Dove sto andando adesso? Aspetta, mi son perso. È che fino adesso gli avevo doggiato, ma non pensavo che quella pioggia di sasso... Guarda, sta mossa di merda qua mi shotta, ma cosa stai dicendo? Sembra una mossa di merda, tipo one shottare. Di qua ero andato. Niente, devo stare attenti alle mosse di sta mossa, a quanto pare. Ora devo ripicchiarli tutti, no dai. Ammazziamo questo. Niente.
Ci è arrivato fino a qua a rompermi i coglioni. Ok. Allora, stiamo attentissimi a quella mossa che a quanto pare è one shot. Non facciamoci colpire dalla pioggia. Ah, il primo colpo l'ha tankato, benissimo. Proprio quello che volevo vedere. Ok, bella mossa del cazzo. Bene. Attenti a quando spawnano gli altri tizi. Ok. Recuperiamo. Posso. Ok, allora. No, 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 no. Via, 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 via. Mossa che sciotta. Eccolo, eccolo. Beviamo che uno dice Ferex sei carico in vita. No, no, quelli si shot. Quanti sono adesso? 15? Ok, sono ancora due, sembrerebbe. No, 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 no. Guarda che cazzo di danno. Fatto in tempo, my bad. Ok. Vediamo un po' se riesco ad ammazzare questo. Ok. Cioè, il boss in realtà è stato facile, è che è avvenuta quel fatto strano che mi ha one-shottato. Allora, avanzamento personale, abbiamo due punti, il che vuol dire che possiamo finalmente mettere questo. Ripristina una discreta quantità di mana spezzando la paralisi del nemico. Ottimo. Creare armi e il diario che se ne frega. Ora, vogliamo proseguire, ma facciamo così. Torniamo all'altare. Vediamo se posso craftare qualcosa. Vediamo se mi fa tipo craftare... allora. No, vero? No. Mi serve 4 sabbia ferrosa raffinata. 21.000 volontà. Sono tante. Ok. E armatura a sti cazzi, vero? Sì. Tutto il tempo delle magie. Tanto è scalata perfetta. Non sono capace di farlo così tanto. Allora, ora dobbiamo andare dritti da qui, mi sa. O caso vuole alla fine che di strade ce ne siano da seguire. Smesso di seguirmi, penso. Allora, cosa abbiamo? Om. Ok. Ho preso un altro di questi. Un altro iride.
Ok, questo non è un nemico, è un guscio vuoto. Lo sapevo, sto per picchiare. Ah, ho capito, se faccio sta combo qua recupero vita. Ok, ora è chiaro. Ora è chiaro. Ah, qui ce n'è un altro. Così. Tunk, e ho recuperato un po' di vita. Esatto. Vabbè, facile questo. Allora, giù o su? Qua. Stai registrando, sì. Tutte le strade portano a Roma. Vediamo un po'. Koroxel, grazie il Prime. Benvenuto, benvenuto. Pezzettino d'oro. Ok, un minimo di interconnessione. Cazzo. Ah. Toh, bastardo. Beh, a quanto pare andrò giù e non su. Dei fiori, prendiamoli. Vaffanculo. Mai una gioia nella vita. Ma che danno. Tunk. Mi sono fatto baitare dai fiorellini. Toh, bastardo stronzo. Benissimo. Ginseng invecchiato. Ah, qua ce n'è una. Oh, buono. Ok. Non sto a riposarmi. Vabbè che non devo tornarci lì, però non sto a riposarmi lo stesso. Ni! Sto bidone schifoso. Oh, vabbè. È un po' un cesso, ecco, come dire. Poverino. Boss? Non vedo. Lei si deve dare una calmata. Ok. Ma sono vicino al punto iniziale. Dove cazzo sono? Ma quanto è grande sto posto? All'improvviso è diventato gigante. All'improvviso è diventato enorme questo posto. Mi sta per schiacciare. Ok. È che sembra tutto uguale, non capisco. Cioè, dentro di me dico, ma ci sono già stato qui? Qua è dove ho battuto il topo. Qua è dove ho battuto il topo, ma potevo... Sono sempre potuto andare di qua? Ma che cazzo? Andiamo su, immagino. Chat, mi sto un po' perdendo. Perché non c'è una mappa in sto gioco? Maledizione. Voi dite, Fieric, ma neanche su Dark Souls c'è. Visto tu video, ho detto faccio una scatola piena zeppa di booster Legend of Blue Eyes portoghesi per edizione. Posso scrivere dove me li posso recuperare? Più o meno prendere qualcuno a 3 ore a Card Market, non so dove direzionarmi. Io li presi da Card Market, infatti. Cioè, letteralmente, Card Market, ho beccato un tizio, gli ho scritto in privato, gli ho detto quanto me ne fai se ne prendo tot, lui e niente, basta. Ma ormai, cioè, ti parlo tipo 4 anni fa, capito?
Allora, vorrei andare avanti senza combattere ogni singolo nemico che mi si para davanti. Perché, insomma, tutto ha un limite, ecco. Oh, laggiù c'è la testa. Ok. Sicuramente devo andare di qua. Ehi, giovanotto! Pad! Quello con cui sto giocando adesso, il pad. Possiamo... Sì. Ok. Cioè, capito? Opla, letteralmente ho beccato un tizio, ho provato a scrivere, gli ho detto... Ti andrebbe questa cosa qui? Ma qua pure sono tornato dove ero prima! Oddio, santissimo, santissimo, santerrimo. Ma dove devo andare? Non potete mettermi un gioco così. Per fortuna che avevo detto che era tutto rettilineo. Per fortuna. No, ecco. Ma cosa c'è? Con i bastardi mi hanno intrappato con una magia. E rocce del criminale scommetto in quella gente. C'è il guai da roccia in quella grotta. Se capisci che è successo potrei riuscire a ribellarmi. Ma non sto... brother, come? Oh! Ma io non posso star fermo che la gente mi... Perché sei ancora qui? Non vorrai... Aridia. Vattene, scimmia. Ma... Sparisci, disgrazia. Ma perché ce l'ha con me? Oh, cazzo. Forse non devo picchiarlo. Buonasera, Ri. O forse sì. Oh. Vabbè, sei stronzo, ti uccido. È razzista, assolutamente sì. Io l'ho salvato e questo qua mi attacca e non ho capito neanche il perché. E adesso t'ammazzo, così impari. Uomo nella pietra. No, stronzo. Mi spacchi la testa! Pietà, pietà! Ma? Raccogli. Oh, che due coglioni sti sassi che mi tirano, guarda. Polvere azzurra, dall'azzurra polvere, ungua... Sì, ma mi stanno picchiando! Basta! Ma come gli è venuto in mente di fare una roba così importante con tutta la cinematica e dialogo eccetera con dei tizi che ti tirano le pietre in continuo? Cioè, ma non è possibile. Cioè, ma tu non puoi leggere il dialogo, non puoi seguire, non puoi metterti la raccogliere a leggere gli oggetti che questi ti attaccano di continuo. Quell'altro. Basta. Allora, quanti ne mancano ancora di ste teste? Allora, forse adesso riesco a stare un attimo tranquillo. Vediamo cosa abbiamo preso. Grazie, Pyron, lo so, lo maneggio molto bene. Che cos'è questa? Forma mutata. Ah no, questo... Ok, ho capito.
Vabbè, whatever. Andiamo, aumentiamoci il mana. No, non posso. Ma se mi aumentassi un pochino la tempra, dai, che è utile. Ok. Allora, chat. Tutto è bene ciò che finisce. Ora, devo capire un attimo da che lato andare, perché ho fatto sta zona. Forse di qua a sinistra, per forza. Non lo so, non mi dice niente. Non so neanche qual è la quest, non so cosa devo fare. So che devo dare da mangiare al grassone. Pezzettino d'oro e seta. Però non so cos'altro devo fare, sinceramente. I nemici sono sempre gli stessi. Alla lunga ti rompe un po' i coglioni di combatterli. Però se vado avanti ce ne stanno altri. Questi ti inseguono per sempre, quindi... Ho come l'impressione che dovremmo batterci con lui. Abbiamo quest'altro da battere. Testa di pietra. Per la 70esima volta. Ah. Questo deve essere quello stupido della famiglia. Dimmi che non finisce. Dimmi che non è un vicolo cieco. Non so più dove andare. E io dove cazzo vado adesso, ragazzi? E io dove cazzo vado adesso? Qua. Forse. Oh. No, il fatto è che in realtà dove sono i nemici comunque ci sono stato. Cioè, è quella la roba. Ah, qua ce la siamo già visitata tutta, giusto? Sì. Qua non c'è più niente, suppongo. Qua sopra, no, qua pure sono andato. Ma più che altro non so cosa devo fare. Questo è il problema. Il punto è... Ecco. Ma comunque, oh, ti inseguono fino a casa qua, eh. Cioè, i nemici in sto videogioco ti inseguono fino a casa, porca puttana. Oh, ormai li ho ammazzati tutti, non c'è più niente. E dove devo andare adesso? Sono stato praticamente ovunque. I Buddha li ho presi tutti. Quanti iridi devo prendere ancora? Sono 5. Potrebbe essere intarsiato altrove. Vai a capire dove. Ne manca uno? Ok. Quindi io devo riperlustrare tutta la zona finché non trovo il sesto. Hai ragione, Pyron. E ora che li ho uccisi tutti? Che facciamo? Che facciamo ora che sono morti i nemici? È che sta zona qui... Io mi ricordo di esserci stato. È quello il problema. Cioè, mi sembra che sto tornando indietro da qui. Qua è dove avevo combattuto i topi. Capito? Non è di qua che devo andare, per forza. Se devo rifare la strada... per andare dall'altro lato. Se mi teletrasporto e spawnano tutti, non capisco più niente. Tutta sta strada qua l'ho fatta. La direzione era questa. Ok, siamo d'accordo, sì.
La direzione era questa. Dai, ma non è possibile, ragazzi. Qua se mi riposo respawnano tutti, non voglio farlo. Non è una mappa che sia più grande di quella in basso a destra. Cosa vuol dire? Non c'è nessuna mappa in questo gioco che io sappia. Oh, un bel nemico, dai, così combattiamo un po', cosa che non abbiamo mai fatto oggi. Ci sta. Un bel combattimento con un nemico. Sto anche morendo, oltre a qui. Bene. Ora penso che ufficialmente siano finiti. Proprio non ce ne sono più a questo punto. Ora, noi di qua ci siamo andati. Lì sopra ci siamo andati. Qua ci siamo andati. Siamo andati ovunque. Qua c'è un fungo che sarà un mimic. Qua so perfettamente dove siamo, di nuovo. Battiamo sto tizio, che ne abbiamo battuti pochi così, oggi. Conk. Ma tra un po' dovremo sederci a prescindere, perché le cure stanno finendo. Quindi, vuoi o non vuoi, ti devi riposare. Ma sì, dai, tanto che mi costa, lo faccio. Per adesso sta zona è molto ripetitiva, ragazzi. Non so come mai. Non so cosa sia successo, cosa gli è saltato in mente, perché è un vero peccato. Non capisco dove devo andare. Questi qua li abbiamo battuti già 15 volte. Ok. E siamo tornati qui. Bene. Io... quali altri punti mancano? Dove andiamo di bello? Di qua torniamo dal signor nero. Di qua ci siamo già stati. Di qua ci siamo già stati. E lì c'è nero. Basta. Chat, voi che... Ma scusate, voi che avete visto un miliardo di streamer, avete visto qualcuno che effettivamente andava dal lato giusto? Sì, io non ci posso entrare. A meno che non ci possa salire in qualche modo. Però non mi sembra ci sia un cazzo qua. Cioè... qua non è fatto per andarci. Il panzone oltretutto se n'è andato. Cioè, ma, no, è impossibile che io debba cercarmi un videoguida. Se, cosa vuoi sapere che te lo dico? Come andare avanti, Palombaro? Voglio sapere come andare avanti. C'è qualcuno come... che sa come si prosegue in questo videogioco da questa zona? Ve ne sarei molto molto grato. Da qui a destra. È da dove sono arrivato. Vabbè. Ah, dite verso, dici verso il tornado? Io sono arrivato da qui.
Boh, mi riposo, tanto ormai. La cosa buona è che abbiamo fatto un sacco di exp di merda, inutile però. Cioè, mi pareva nell'ultima live di essere passato da qui. Magari mi sbaglio, però scusa, il teletrasporto ce l'ho qui, quindi... Boh, vediamo. Però questo... Cosa dovrei imparare da questa cosa? Grazie di Turbo del sub, grazie mille. Ok. Trasformiamo prima che ci one shotti. C'è una nuova notifica. Mamma mia sto tizio. Mamma mia, cazzo. Che cosa mi è toccato battere. Senza trasformazione mi shottava con quella mossa. Grazie Baka, grazie agli 11 mesi, bello. Grazie mille. Oh, si medita. Era forte. Beh, mi ha shottato con un colpo. Cioè, avevo una mossa forte, ecco. Cioè, era il classico boss, un po' come quelli che si trovano anche su Elden Ring, dove magari il moveset è ok, c'hanno tanta vita, picchi, 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 a un certo punto ti arriva una mossa e ti uccidono con una mossa e dici... Ok. Fair. La pillola del padre sono adesso. Ok, aumenta il mana massimo. Nice. Siamo molto contenti. Quindi è di qua che dobbiamo andare. È che io non capisco perché mi sembra tutto uguale il posto. Sono solo rocce e detriti. Rocce e detriti. Oh, questa è sabbia, ok. Questa è una zona nuova. Ah no, ok, non... Vabbè, niente. Andiamo avanti. Mi si è bloccato. Oh, mi si sta buggando il personaggio. Guardalo. Tutto buggato. Mamma mia, ho capito il gioco uscito da poco. Allora, buona notizia che sembra che stiamo andando dal lato giusto. Ok. Io ero convinto di essere arrivato da lì, per quello non sono andato avanti. Taglierà la testa anche a te. Ah, quindi questo qua si becca... Ok. Easy, easy. Easy. Ok. Che è quella roba? Un pelo d'ascella? Visto che si è toccato sotto l'ascella così. Lo regali a me? Grazie! Facciamo a cambio, ti do il mio? Per fortuna ho salvato per il suo degno proprietario. Ma cos'è? Ma non so... Vabbè... La ciocca della moltitudine, magie. Soffiare ciocche nell'aria crea delle coppie che aiutano in combattimento. Oh no, la musica. Oh no. Oh no.
Bene. Allora, prendiamo questi. Poi io immagino di dover andare. Forse qua, forse qua suppongo ci sia una boss battle. Qualcosa. Boh, vediamo. Usa il sigillo. Ok. Ah, l'avevo preso. Ok. Quindi questa è una zona, diciamo, non obbligatoria, forse. Formazione del vento giallo. Qua cosa c'è? Un bel tornado. Cosa succede se entro nel tornado, ragazzi? Ah, niente, ci posso andare. Cioè, oddio, ci posso andare. Ah! C'è un criminale per ogni saggio! E ogni montagna ha il suo crepaccio! C'è una testa in mano. Se vedi disuguaglianza, il sangue scorre in abbondanza! È questa la mia gabbia! In cui vivi anche tu. Ok. Ma il veleno? Dove sono i miei serpenti velenosi? Ok, abbiamo saltato insieme, molto bello. What? Sembra un po' forte sto tizio. Subisco danni mentre gli faccio le mosse. Ciao, così va. Vai, incendia il bastardo. Ok. Incendiato il bastardo. Vediamo. Ora! Aia. Anche lui c'ha i colpi ritardati come su Elden Ring. Sì, anche questo c'ha i colpi in ritardo, bastardi. Per renderti la vita difficile gratis. Ok. Tonk. Cos'è? Che ca... Cosa? Ok, bella doggiata. Bello. Ok, mi sto impegnando. Il tryhard è iniziato. Ah, non ho mana per fare la magia nuova. Aia. Orca miseria. Non posso fare mossa nuova perché non ho mana. Ok, mi hai tolto giusto un po' di vita, vedo, grazie. Diciamo che... Ok. Ok.
È difficile ma non impossibile. Comunque me la sono giocata molto bene alla fine quando ho capito il suo moveset. Infatti tipo quando ho finito le pozioni penso che da quando ho finito le cure per tutta la barra degli HP che ho avuto gli ho fatto gli stessi danni rispetto a quando ho usato tutte le pozioni. Quindi se mi impegno è fattibile. Ciao Radeon. Cosa vuol dire esiste ancora? Allora. Another one. How dare you come back? Why do you have to come back? Ok. L'ho avvelenato, sì. Ok. Questo mi sta già ammazzando. Ok. Troppo presto. Niente, avevo detto che devo muovermi in un certo modo. Non sto giocando bene adesso. No, per niente. Stiamo già sprecando tutte le pozioni. Niente, all'inizio spreco un sacco di pozioni per non so quale motivo. Come va? Le mie coppie stanno facendo qualcosa. Oh, adesso! Tu. Oh, comunque dura un sacco. Ok, sono durate tanto le mie coppie. Non ho più mana. Questa non l'avevo mica vista fare prima. Ok. No, troppo presto. Bello. Ok. Sì, immaginavo qualcosa del genere. Sento che me la sono giocata molto meglio prima, non so come mai. Qua mi ha saltato da solo. A me c'è ancora la trasformazione in tutto ciò. Non che cambi qualcosa, però. No, ma bella sta trasformazione. Magari riesco pure ad attaccare una volta. Chi lo sa? Raga, non mi sta facendo andare avanti. Io non posso raggiungerlo. No, non potevo andare avanti. Lui era fuori dal bordo, io non potevo raggiungerlo. Ok. Non riuscivo a capire perché non potevo attaccarlo, perché lui era oltre la barriera che io potevo percorrere. Cioè, ed è subito Goti. Subito. Allora, purtroppo la mia, chiamiamola ultimate, fa un po' cagare contro lui. Ma penso che tutte facciano un po' cagare. Semplicemente molto resistente. Penso solo a doggiare. Ma che devo fare? Era durante la mia trasformazione, cioè. Ok.
ho già perso metà vita a caso. Mi fa molto piacere. Ti prego, attacca, attaccalo, 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 attaccalo. Fosse l'ultima cosa che fai, dagli fuoco. Mamma mia. Ma cazzo di trasformazione inutile, ok. Ok. Bene. Male. Via. Qua ci allontaniamo e basta. Ok. E adesso inizia la festa. E adesso si doggia. E si doggia di nuovo. No, oddio. Penso averla sbagliata di nuovo. Ora, picchiate lo scimmie! Picchiate lo scimmie! Botte! Ok. Non ho fatto in tempo, non c'ho più tempra. Niente, le scimmie sono morte tutte. Mi ha preso lo stesso, molto bene. Uff. Non si vede un cazzo contro sto boss. Ok, ok. Non ho più mana per fare la paralisi. Ecco, perfetto. Mamma mia. È molto difficile sta boss fight. Allontaniamoci che sta per succedere qualcosa di brutto, sicuro. Vero? No? Ok. No! Cosa sta succedendo? Cioè ora c'ho il tornado che mi insegue. Ma che cazzo è? Ma che cosa? Cioè, io non sto capendo niente. Non sto capendo niente. Non vedo nulla. Vengo scaraventato a destra e a sinistra. Ma io come dovrei fightarlo, scusami? Cioè, adesso devo perennemente doggiare il tornado. Ma no, è impossibile. Ma non posso raggiungere. Non capisco un cazzo sta boss. Allora, comunque posso usare veramente poche magie. La ultimate quasi mi conviene non tirarla. Ci sono due NPC. E che me ne faccio di NPC? Mi danno delle robe per facilitarmi la boss fight. Voglio capirla. Cioè tipo, cos'è? Allora, quella fase finale che cos'è? Cambiare armature? E che mi fanno le armature? Sono le armature che mi recuperano un po' di mana quando faccio schivata perfetta, ma... Che dire. Cioè, sto cercando di capire, com'è fatta l'ultima fase? Non si può cambiare? Allora, si può cambiare, ma il fatto è che probabilmente la cosa del veleno non serve e basta. Cioè, abbastanza inutile.
Ok. Facciamo il prima possibile questo, che poi magari mi torna più avanti. Ok. Bene. Sono contento. Ora. La mia paralisi... non è partita! È benissimo! Cosa potrebbe mai andare storto? Queste abbiamo doggiate bene. Ok. Rilanciato. Ho fatto carne di pietra, ma... No, ho capito come funziona l'abilità, allora. Non ho chiaramente capito come funziona l'abilità pelle di pietra. Prima mi ha funzionato, stavolta no. Allora, la ulti non serve a niente. Ah, mi ha colpito prima il pestone e poi... Ah, non penso mi attaccasse mentre scendeva quell'affare lì. Cioè, mi attacca pure mentre scende lo stronzo. Che roba. Tra un po' andrò avanti, vediamo se sono gli NPC che dicono per renderti più facile il fight, fai questo. Cosa che a quanto pare accadrà, visto che qualcuno in chat me l'ha detto. Like you has come far enough. Ok. Ti prego, prendi fuoco. Ok. Ottimo. Va bene. Va bene anche questo. Ok. No, via. Bello. No. Ero nel lato sbagliato, cioè davanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E scopriamo cos'altro c'è. Merda, non riesco più neanche a arrivare all'ultima fase, ragazzi. Che tragedia. Che tragedia. Non capisco se il mio fiasco, quello lì che beve mi recupera poca vita e poi me ne recupera di più dopo, mi conviene oppure conviene l'altro. Boh. Vabbè, tiriamo dritto. Ci torniamo tra poco lì. È normale fare così poco danno, a quanto pare sì. A quanto pare sì. Ok.
Ok, dei semi, evviva, proprio quello che volevo. Ok, chi è Mog, signore del sangue? È arrivato? Cos'è sto bidone di boss? Mi ha avvelenato? Cosa è successo? Ma facciamo che mi trasforma, che tanto... Tanto questa non costa mana. Dai, ho visto occhio di sangue. Niente, uno di quei boss che sborrano tutto per terra. Che odio, ti giuro. Ok. Raccogli. Ok, raccogliamo il suo spirito. Ma il nuovo bastone mi serve degli materiali che non ho, purtroppo. Ok, dopo guardiamo che cosa sono queste cose qui. Ciao LD, tutto bene? Oh sì, che bello, un nemico nuovo, mai visto. Deve essere una nuova tipologia di nemici. Che bello fightare una grande varietà di nemici in questo videogioco. Ma è invisibile? Ah, si è ristabilito qua. Ma si è resettato completamente. Oh, che due coglioni. Guarda, non ne posso più di combattere contro quel tizio, vi giuro. Vi giuro, piuttosto schippo. Non ne posso più di combattere contro il tizio. Ne ho verrò battuti 20. No, qualcosa è oltre. Oh, che palle! Ok. Immagino di andare di qua. Meglio Blackwind Wu con Elden Ring. È come dire, va più forte un 125 o MotoGP? Usa. Sono qui, scimmietta. Ok. Mio papà mi ha detto che tossire quando ha polvere si ferma, eh? Lo so che non sei da qui. Fare con la faccia il nostro villaggio è bello, su dici te. In fondo al pozzo e non sto riuscendo a leggere, è un segreto. Ah sì. Oh. Nucleo Yaogai. Ok. Oh sì, mi mancava, ragazzi. Sono così contento, evviva. Ok. Bene. Ora devo tornare, giusto? Perché tutta sta parte l'ho fatta.
Là sopra non mi, non mi pareva di poterci andare. Ora devo battere il boss. Hai già il nuovo bastone? Adesso vi faccio vedere che bastone ho, così siete tutti contenti del bastone. È uguale a V con League of Legends con le mosse. Mamma mia, penso che abbiano derubato Riot Games di questo diritto. Non me l'aspettavo proprio. Sabbia ferrosa raffinata, non la possiedo. Non penso che la vendano qua. Quindi niente, nuovo bastone. Sì, comunque è vero, potevo andare qua a sinistra per vedere cosa c'è. Andiamo a dare un'occhiata. Ok, proprio murato. Eccoci. Effettivamente contro il boss potrei usare... Ma sono un idiota, mi sono dimenticato che ci stanno tutte le pozioni. In effetti. Allora, meditazione, quindi ci prendiamo un livellino intanto. E skippiamo sta parte. Tutto bene, Fish. Allora, è tornato il vecchio. Dai venti avanti e indietro, scaliti dalla nostra precedente luce, trasformati. Benissimo. Quando il re Long sfidò la corte, l'imperatore di Giada decise di punire tutta la sua casata. I quattro figli del re Long divenne età dei quattro flussi fuggirono. Le divinità, nemmeno loro, hanno il controllo sui propri destini. Una volta intrappolate nella trama del karma, sono tutte mere privatezze sul piatto delle offerte. Quattro Long per i quattro flussi sotto lo specchio del cielo. Il loro destino è segnato come il tuo ed il mio. Io ho ucciso il Long Nero. Ok. Ho capito. Niente. È ora di provare a combattere, chat. È ora di provare a combattere. Allora, punti. Dove li mettiamo sti punti? Costi in vigore dei salti. Il livello aumenta discretamente la concentrazione tenuta e schivate perfette. Tige danni aggiuntivi quando colpi. Ok. Aumento il mana massimo. Io voglio usare le magie, ragazzi. Io necessito di usare le magie. Della piscina di... Il passaggio segreto è una piscina di sangue. Oddio, non lo so. Non mi pare. Non credo, non mi ricordo. Ah, aspetta, fammi vedere che... Cosa c'ho qua? Riduzione dei danni. Ok. Aumenta discretamente i danni. È per i muri segreti. Sì, anche in Elden Ring, purtroppo. E io odio i segreti. Ok, chat. Stavolta provo a far questo. All'attacco! Benissimo, abbiamo già preso un sacco di danni. Chi bene inizia, inizia bene. Forse deve concentrarmi più a schivare che a fare altro, sapete? Ok. Sta combo ormai gliel'ho imparata. Vai, facciamo che mi focussi più a schivare. Ok. Qua non mi sono concentrato a schivare, ho provato a contrattaccare, sono stato punito. Ok. Focus nelle schivate, ragazzi. Focus nelle schivate. Focus nelle schivate.
Benissimo. Ottimo, abbiamo rotto la stance. Sbagliato. Ok. Focus nelle schivate. Questa era talmente veloce che non l'ho vista. Se schivi bene e non subisci danni, sti cazzi se ne fai pochi. Ok. Se fai pochi danni e ne prendi zero, è comunque un bel vantaggio. Mettiamola così. Vabbè, cazzo, ero ancora in animazione di salto qua. Che due maroni sta mossa. Che palle. Dai, avevo rollato. Maledetto. Che odio sta arena. Guarda, non si vede niente. Ottimo. Ottimo. Ok. Brutta sta paralisi. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Ora. Bello. Ok. Ah, chat, c'è un problema. Come faccio ora a vincere contro il tornado? C'ho un muro invisibile dietro di me, non capisco dov'è. Quanti attacchi tiri, basta! Cosa mi ha ucciso? Invisibilità, certo. La donna invisibile. Mister Fantastic è la cosa. Unlucky. Va bene, Maborg. C'eravamo vicinissime. E non so cosa mi abbia ucciso. Non ho visto niente. Io so che sono cascato dal tornado. E poi mi sono ritrovato morto alla fine di tutto. Così. Non ho visto il danno del veleno iniziale. Ma quale ma non ho invisibilità. Qual è l'invisibilità tra queste? Dimmelo. Allora. Ora. Non mi ha ucciso tutti i serpenti, vero? Sì, li ha uccisi. Ecco perché non ecco perché la mossa non gli fa danno. Perché mi ammazza tutti i serpenti. Ecco perché. Ora ho capito.
Aumentare vita, vigore o mana. Magari può essere utile. Grazie, Maborg. Se ho voglia ci vado. Cioè, il boss è fatto così, devo provare a batterlo. Cioè, adesso al di là dei segreti che ci sono in giro. La frase finale prima non mi ha fregato. Prima sono morto a caso. Cioè, avevo fatto un 3 molto bello. Gli mancava anche molta poca vita. Mi ha colpito il suo tornado, avevo tipo un terzo di vita e poi è scomparsa. Cioè, sono caduto e sono morto. Comunque ho capito cosa è successo ai serpenti. Me li uccide col fendente, per quello che sembra che non faccia un cazzo di danni. Perché me li uccide col fendente. How dare you come back? Why do you have to come back? E lui parte sempre purtroppo con i fendenti. Ora. Ok. Ok. Dunk. Bene. Dai, facciamo uscire ste scimmie, va. Che a quanto pare tutti vogliono vedere questa magia. Bene. Non so, la ulti mi sembra... Cioè, la roba che avvelena non capisco se è worth tirarlo oppure no. Oh. Sì, per ora è il boss più difficile. C'è un sacco di boss difficili da doggiare. E ha tantissima vita. Porterà live col signor Rabbia? Oh, giochiamo a giochi diversi, non penso. Cioè, non di nulla di programmato, ecco. E non so se posso ripotenziare il tipo di serpente. Benissimo. Oh, chi ben inizia a metà dell'opera. Vabbè, oh, è tutto learning. Beh dai. Ok. Benissimo. Dimmi che li uccide tu. Benissimo, li ha uccisi tutti istantaneamente. Ok, allora, i cloni in generale fanno abbastanza cagare con lui, perché shotta tutti. Ok, la ulti non serve a niente. Forse proviamo a cambiarla a sto punto, perché quella dei serpenti è totalmente inutile. Tonk. La mossa dei serpenti è inutile contro lui. Cioè, è uno spreco proprio. Non si è staggerato. No, la testata mi sembra brutta anche quella. Probabilmente contro lui è facile colpire la testata, però... Non riesco a vederla quando la tira.
Ma cosa mi ha colpito? Ma se lui mi attacca mentre non ho la cam su di lui, come posso doggiargli le mosse se non posso vederlo? Comunque cambiamo i serpenti, ragazzi. I serpenti fanno schifo. Me li ammazza con un colpo. Se non... cioè, usare i serpenti in un momento preciso, assoluto. Lasciamo stare. Allora, vediamo cos'altro possiamo metterci a questo punto. Intanto, cos'ho qua? Ah, ho sbloccato questi. Dunque. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Questa sub ti porterà fortuna, spero. Questo cos'è che mi dà di passivo? Aumenta discretamente il mana massimo. 10. Ho 2,70. 10 mana massimo mi sembra poco. Grazie mille Maborg, molto gentile. Grazie mille caro, grazie mille. Se no potrei tenere la testata. Aspetta, questo cos'è? Aumenta riduzione dei danni, 1%. Il recupero di vigore. Potrei tenere lui, ok? E non usare la mossa, così non sto sperando. Tanto non devo per forza usarla. Così ho 20 di difesa in più, che poi vai a capire quant'è nell'effettivo. Prova ad ascoltare, ci sta la mossa e ci sta soltanto ascoltando. Non ho ben capito cosa intendi, però... comunque la sabbia è super realistica, cioè il fatto che lasci le impronte anche col bastone. Guarda lì. Guarda che roba. Allora. Ok, non ho fatto le merdate di prima. Ho già finito il mana per farsi due cacate. Questa non riesco mai a farla. Ma le altre scimmie servono a qualcosa? No, mi era già partito il salto. Ok. E niente. Mi ha doggiato una mossa molto importante. Ok, ottimo che gliel'ho rotta. Questa la sappiamo, la conosciamo, ok. Bene. Ottimo. Ok. Ma dai, mi ti prendi anche a sta distanza, con i coglioni. È difficile. È molto difficile. Cioè, proprio non c'è... senza giri di parole. È molto difficile. Sto pensando che forse avrebbe molto senso ridistribuire tutti i punti. Perché io ho tantissimi punti sulla paralisi, però non sto capendo se mi servono oppure no, capito? La marea rossa... allora, sai quello che è fatto, è vero. È che... potrei provare a usarla subito all'inizio, la marea rossa. Non so quanto mi convenga, perché da quel che ho visto muoio prima che si ricarichi.
I cloni usano troppo male. Infatti, secondo me, la mossa, la ciocca della moltitudine mi sembra uno spreco. Io penso che l'unica cosa che ha senso usare sia la paralisi. E basta. Allora, vi faccio usare le mosse e poi usiamo subito la trasformazione, va. Ok. Ci arrivo? Yes. What? Sta mossa? Io l'ho mai vista? Ok. No! Troppo greedy. Qua non posso attaccarlo. Ok. Ora inizia a volare a destra e a sinistra. Ottimo, adesso arriva, calcio, glielo doggiamo e colpiamo. Se gli avessi rotta qua. Ok. What? Male. Cioè, come facevo a ditemi come facevo a capire questa cosa, come li avrei predittata. Oh. Non lo so. Oh. A me sembra veramente... Cioè, sto cercando di capire il counter per ragazzi. Io non so come counterargli ste mosse. Come faccio a leggergli che mi sta per tirare sta roba qua? Boh. Ok. Uff. Ok. Arriva, salta. Salta di nuovo, trottola. E adesso arriva in tira il pestone. Eccolo qua, ok. Ottimo. Posso ritrasformarmi. Mamma mia. Ecco, questa è la mossa più ingiusta, perché è troppo veloce. Ok. Poi è buona la marea perché c'è sto tornado, qua riesco a fargli tantissimi danni. Vai, 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 spamma, spamma, spamma. Ah. Yeah.
preso. Ecco, questa è l'ingiustizia più assoluta. Mo mi riprende il tornado. Oh! Porca miseria, che difficile questo. Questa era difficile, ragazzi. The disciple you're afraid. Your story. Kill and spell and snatch the great sage's relic. È decapitato il tuo maestro. Mi sa che lui è il maestro, vero? L'ha decapitato. Era molto difficile questo. Sì, era lui il maestro, chiaramente. Buongiorno. Amitabha. I am Bodhisattva Lingji. Bodhisattva Lingji del novello Monte Sumeru. The warden of this. Il guardiano di codesto ratto. Dopo la dipartita il grande saggio e i suoi sensi vennero sparsi in regni immortali. Il caso volle che codesto ladruncolo Murino ne rivenisse uno, sebbene la sua non letta subì il potere. Perciò tramò con scoppi abietti. Fui vittima della sua slealtà e fui decapitato. Però si è risolto. È mio dovere disporre di disortire che ho usato. Parla troppo, sto tizio. Through your valor and sagacity, order has been restored. Lo so. You are the sole worthy one. Nessuno meritevole, ragazzi. Solo io. Please keep it secure in my stead. Va bene. Lo terrò al sicuro, boss. Oddio. È stato molto difficile muovere questo boss. Porca miseria, seriamente. Chi è lui? Questa è la sua storia, sicuro al 2000%. È sicuro la sua storia. Emotioning. Sembra stop motion. Sì, sembra di sì. Oddio, una donna nuda. Ah, è la volpe. La volpe è la donna nuda. Cioè, è la donna. Allora, bellissimo e devo pisciare, ragazzi. Quindi poi mi dite cosa succede. Ditemi se fanno sesso nudissimi. Thank you.
quanto cazzo dura? Hanno fatto un bambino, ma la donna lupo ha ucciso e mangiato la moglie e il figlio. Ok. Buddhas, yoguis. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right? Sun Wukong. Ma quindi? Ah, ho concluso il secondo capitolo. Bene. Nonostante la tormenta e la sabbia che qui ho sopportato, hai raggiunto il regno, dimenticato la fine del mondo. Ragazzi, è troppo mistico, troppo aulico questo gioco. Per me voglio picchiare i boss. Era un sogno per paura che accadesse, ha preso la volpe e ci ha fatto una pelliccia. Spettacolo. Hanno fatto sesso, ma era un sogno. Ah, è capitato tante volte anche a me. È troppo difficile, ragazzi, è troppo difficile. Se porgi l'orecchio... Sì. Io ti porgo il mio regale bastone dentro il deretano per picchiarti. Conferma, per forza. Evviva. Poteva darmi un po' di più per un boss del genere. Bene. Con chi nel sogno? E se te lo dicessi? Neve bianca, ghiaccio freddo. Oh no. Ecco qua, la mappa della neve ci abbiamo adesso. Quello della cutscene era il protagonista. Boh, a me lo chiedi, io non l'ho visto, sono andato a pisciare. Che cazzo è sto bambino grasso pelato adesso? Oh no. L'ho giocato Elden Ring, sì. C'è tutta la mia serie su Fierk VOD. Non ho mai visto un singolo film di Deadpool. Ok. Qual è il significato di ciò? Ah, mimetismo? Oh no. E mo si è arrabbiato lui. Ah, sono io. Chiaro. Ah, partiamo così? Ok. Chi sono io per rifiutare? Ma dove va? Dunk. Niente, è rimasto con mezzo HP, chiaramente. Bene. E il bambino? Non posso rompere la statua, peccato. Se lo meritava. Ok, vediamo un po', speriamo che questa ambientazione sia più bella della precedente, perché... Ok, la neve. Ah, la cosa bella è che la neve sarà fatta benissimo. Chiaro. Ma cos'è, un maiale volante? Oh, le animazioni comunque con cui... Rinviene quando cade sono lunghissime. Dunk! No, ma è veloce sto tizio, molto agile, devo dire.
mi ha colpito lo stesso. Vabbè. Oh no, ho sprecato delle pozioni. Vabbè. Tra un po' ci sarà sicuramente un bel altare, vero? Speriamo di sì. Si può andare di qua? No. Ok. Il piccolo pelato è futuro Buddha Maiteria. Ma pensa. Ok, devo andare di qua. E... ma che bello il bastone, quindi tanto tocca la neve. Bonk! Ok, Bobby. Assorbo. Scusa se sono arrivato tardi, non ti perdonerò mai. Oh! Ok. Sentiero del colle innevato. Beh. Non sarà mai un mimic questo, su via. Ok. Ginziana! Ok. Lo consigli comprare? Se è il tuo tipo di gioco, sì. Cioè, io non posso dire lo consiglio, punto. Cioè... sabbia aumenta... ah, ok. Allora, non ho la sabbia. Potrei eventualmente scegliere questo, che mi dà ancora più chance di crit. Il danno a 4 di danni in meno è abbastanza indifferente. Vediamo l'armatura, invece. Cosa abbiamo sbloccato? Abbiamo sbloccato questo. Il diversivo e le copie si celano nel vento giallo, ottenendo una significativa riduzione dei danni. Ok. Io quale ho adesso? Che armatura ho? Questo, ok. Oh, questa è figa. Non mi serve, però è molto figa. Questa ha tanta difesa. Quando consumi un punto di concentrazione aumenta discretamente la probabilità di colpo critico per un breve periodo. Ok. Resistenza alla brina. Allora, io penso di doverli fare questi, perché mi sembrano molto utili, ragazzi. Molto, molto utili. Cioè, non ho più tutta la roba... Non ho più tutta la roba sulla paralisi, ma non è obbligatorio. Anzi, in realtà possiamo anche cambiare build volendo. Ah, aspetta, foglie di ferro fredde. Attenzione, non ce la possiamo fare. Ce ne servono due. Allora aspettiamo un attimo. Perché se mi faccio solo un pezzo poi è inutile. Sono queste le foglie? No, questa è la genziana. Che non so onestamente cosa sia. Ah, reliquia, aspetta. Aumenta leggermente la durata dell'invincibilità della prima mossa e tutte le combinazioni molteplici. Riduce l'intervallo di deviazione con pelle di pietra, ma dopo una deviazione restituisce la metà del costimale della magia. Aumenta temporaneamente l'attacco dopo una schivata perfetta. Piace questo. Molto versatile, oltretutto. Allora, qual è il grande materiale, le foglie di freddo? Ah, queste qua, foglie di ferro fredde. Ok, devo riuscire a trovare quelle. Bene. C'è una nuova notifica. Ciao Daniu, grazie del Prime, benvenuto tra noi, benvenuto. Quando esco i video su YouTube, quali Movab? Che video? Su Wukong, oggi è uscito il primo VOD. Domani uscirà la fine di Elden Ring e poi andiamo avanti con Wukong. Cioè, il canale di VOD è boh. Li spammo e basta. Attenzione. Una scimmia di un'altra categoria abbiamo, ragazzi. Ma... la boss fight è di fine secondo capitolo? Qual è la boss fight? Scusa, quello che ho letteralmente fatto 5 minuti fa, intendi? La tigre nel tornado di sabbia? Che ho fatto 5 minuti fa. Questo non è un mimic, vero? Ok. Questo è, è sempre il ginseng. Sono quanto tanto quando l'hai finito? Ah, ok.
A parte che volendo poi, cioè se proprio ci ritieni a vederla, puoi tranquillamente andare indietro nel VOD quando finisco la live e ti riguardi il pezzo. Dunk! Ok. Capito, Movav, quindi te la puoi riguardare anche da Twitch volendo. Occhio! Ah, scemo. Cretino. Ok. Ma quanti ce ne sono? Che cazzo? Ok. Era più o meno difficile Malenia. Oddio. Questa è una bella domanda, sai? Forse poco di meno. Poco meno difficile. Ah, non ho mai portato Outlast, però il buon Deidara mi ha chiesto di fare insieme domenica sera, ve lo dico già in anticipo. Mi ha chiesto di fare insieme Outlast Trials in multigiocatore. Non so se conoscete. Chi è che sta vomitando? Ah, il macaco supremo alfa. Capo macaco. È veramente un macaco. Ok. Me l'aspettavo qualcosa del genere. What, è immune alla paralisi? O l'ha schivata? Avete visto? Cioè la mia build è basata sulla paralisi, poi sono i nemici che ne sono immuni. Chiaro. Vabbè, lo picchierò a sangue anche senza. Ok. Uff. Beccati questo. Ma che serve la trasformazione se tanto non lo staggero per niente? Allora, gli ho dato fuoco? No, neanche. Eccolo. Ma? Perché mi ha fatto danno? Ma... Ok. Ci abbiamo pure il peto supremo. Ok, si gira in base a dove sono io questa mossa. Attenzione, non vedo nemico sconfitto però. È scappato il bastardo. È scappato. Perché avevo il bastone infuocato? Non ne ho la minima idea, brother, mi dispiace. Secondo me forse perché avevo appena finito di fare delle mosse con la trasformazione, quindi è rimasta quell'animazione. Sembrava quasi che il bastone fosse infuocato. Dai, zitto, maiale di merda. Ok. Qui si può andare? Sì, ma non da qui sicuramente. Tonk! Ok.
E questo adesso che cazzo è? Momento Dark Souls 2, attenzione. Aumentiamo difficoltà mettendo tanti nemici. Dunk! Ok. Non che fossero particolarmente difficili, però. Ma questi pipistrelli? Posso dire che rovinano un po' la grafica stupenda di questo gioco? Ma che cos'è? Vabbè. Ok. Assorbi. Hanno perso il wifi. E dunque. Si apre la porta? Ovviamente no. Allora, qualcosa mi dice che non si va qui. O almeno così, così mi pare, ecco. Qui nemmeno. Buonasera, Zoro. Questa è una scalinata? Oh, di qua si va, perfetto. Ok, ok. Questo è molto Dark Souls, questo ambush. Bravi, sono fier. Questo è molto Dark Souls, questo ambush, bastardo. La visuale così non è per niente piacevole, ok? Un altro! Basta! Dunk! Ok. Abbiamo finito? Ce ne stanno altri? Ok. Direi che siamo tranquilli. Assorbo. Anche ora si infuoca. Allora probabilmente ha a che fare con delle combo che faccio. Avrò messo dei punti in determinati posti che mi fanno fare delle combo, o cos'è. Allora, vogliamo aumentare ancora il mana? Questo aumenta discretamente la difesa. Forse il mana ce l'abbiamo. Aumenta l'attacco. Il vigore. Il vigore fa sempre comodo, volendo. Dai, maxiamo il vigore, così ce lo togliamo proprio. Maxiamo il vigore così ce lo togliamo. Tonk. Allora. Da che lato andiamo? Andiamo di qua. Scegliamo una strada e seguiamola. Tanto probabilmente si connettono, infatti. Più o meno. Qua non c'è proprio una connessione. Me l'aspettavo che ci fosse un porcello volante qua. Ok. Che scende la cassa? Quanto servirebbe il doppio salto su sto gioco, sarebbe perfetto. Che tappetino uso? Devi davvero farmi questa domanda. È necessaria? Chiediti qui, è necessaria questa domanda? È ovvio. Ce n'è solo uno utilizzabile, gli altri sono dei fake. Bravi. Il tappetino raga. Che anche voi potete acquistare facendo punto esclamativo merch. Mimic? No. Qua non si può andare. Hai il tappetino, Virgil? Dove te l'ho autografato? In che fiera? Sto posto sembra addirittura più triste di quello di prima, ragazzi. Non vorrei dire, ma... Cioè...
Ok. A Lucca. Oh. Dunk. Sapete che purtroppo quest'anno non ci sarò a Lucca? Quasi sicuramente, perché la mia agency non ci va e quindi mi è complesso, cioè ho finito la tempra. Io purtroppo c'è sto fatto qua. Mi posso prendere i bit comprandoli. Ok, non c'è un cazzo qua. Chat, mi son perso qualcosa o non c'è niente in questo posto? Ma come può non esserci niente? Ma guarda che zona è. Ma come può essere vuota? Non vai a Romix, giusto? No, Romix no. Mi dispiace. Troppo brutta come fiera. Tutto ha un limite. Merda, era così distante. È vero che non ne ho trovati altri. Oh no. E niente, si corre. Vieni in Umbria a fare cosa? Chiedo. No, come ho detto 5 secondi fa, quasi sicuramente non sarà Lucca quest'anno, purtroppo, perché la mia agenzia non ci va. E quindi andare lì in giro per i cazzi miei, no. Cioè, io vado alle fiere per lavoro, come potete ben immaginare. Sono dell'Umbria, ma sai che non l'avevo capito? Tu vacci senza agenzia, ok, a fare cosa? Considerando che io non posso visitare una fiera come una persona normale, che è una cosa che molti purtroppo non possono comprendere, ma io non posso... io non posso visitare una fiera come una persona normale. Cioè, non posso del tipo... vado in giro, vedo un po' che attrazioni ci sono. Bene. Capisco, magari la gente... Oh, ce l'abbiamo fatta. Dicevo, capisco che magari molti non riescano a percepire questa cosa, no? Però purtroppo io non posso dire, vado in giro per la fiera, vedo un po' cosa c'è. Non posso. Mi fermano di continuo. Un miliardo di foto. Purtroppo è così. Tutto colpo ovviamente delle donazioni agli streamer che mi hanno fatto diventare famoso. E quindi per questo motivo qui non posso dire ma sì dai, vengo a X fiera così per vedere un po' com'è. Dei dannetti il ragazzo. Ok. Comunque la trasformazione è un po' noiosa, però è troppo utile. Che due palle quando parto gli attacchi caricati e non staggerano.
Quest'anno probabilmente allora, sicuramente la Games Week, perché sono ambassador del Games Week. Quindi Games Week ci vediamo sicuro. E cos'altro c'è? C'è altro di rilevante? Tolto ovviamente Luca, che ne abbiamo appena parlato. Allora, io posso andare di qua? Oh, qua c'è qualcosa. Sangue del toro di ferro. Ma quanti nodi sti cose? Ah, non posso entrare nemmeno qua. Chat, cosa mi rimane da visitare in sta zona? Cosa mi rimane da visitare in sta zona? Forse devo andare veramente qua sotto. Devo andare veramente qua sotto. Oh. Seguiamo la strada principale. Dai, come si fa a sbagliare seguendo la strada principale? Siamo qui. Andiamo dritto. Dove hai detto che non ci sta niente, vai dritto. Ah. Cioè, prima non sono arrivato davanti a sto arbusto. Ok. Un uccello. No, che cos'è sta roba? I read your fortune before you came. Care to hear? Ok. Oh Gesù, che abominio. If you seek your own end, I shall not stop you. I, il custode del nuovo occidente, ti do il benvenuto, predestinato. Ah. Ah, io non devo fare un cazzo, dicevo. Ok, non devo muovermi, va da solo. Posso guardare in giro, però. Ok. Ma che è? Non lo so. Spero che st'uccello non faccia parte della mitologia cinese, altrimenti erano messi male. Chissà, chissà. Ok. Comunque posso dire una cosa, parere personale, dopo la prima zona che era veramente stupenda in mezzo alla foresta, in mezzo al bosco, queste ambientazioni pesano, cioè sono tutte uguali. Cioè mi aspettavo un po' di meglio. Sì, Solar God, certo ce l'ho fatta. Se no non potrei essere qua. C'è uno dice, vabbè, Fere, che è una cazzo di montagna. Capito, però. Cioè. Vabbè. C'è questo. Molto bene. Cioè, capito? Nel senso, il gioco è bello, il gameplay è bello, però... Non lo so, andando un po' avanti sembra... Cioè, si ripete molto, capito? Allora, forgia posso farlo finalmente sto bastone qua? No, non posso ancora. Unlucky. Quindi immagino anche che... qua esatto, non ho preso nulla di nuovo. Ah, se mi tolgo questo non paralizzi il nemico. È vero che con il sub mandi carica... una foto dei piedi nei DM? Grazie Ricky Gonzales. No, quello è a 500 sub gift totali. Però grazie mille del resub, bello, molto gentile. Ok. Bene, e... Dice un tizio, non ho voglia di mettermi a girare ogni singolo angolo di questa zona, sinceramente. Penso che farò quello che ogni persona sana di mente farebbe in questa situazione, cioè tirare dritto.
Non hai moderatori? Purtroppo no. Una volta esistevano, poi sono estinti. Attenzione. C'era una casetta in mezzo al lago, voglio dire. Beh, sembra che ci sia qualcosa sotto il ghiaccio, ecco. Eh sì. Che c'è qua sotto? Ciao Paolo. How delightful. It still recalls your scent. No, il bambino grasso, ragazzi. Krillin. When that monkey was alive, quando era viva quella scimmia non faceva altro che piangere e chiedere aiuto. Now, persino da morta ha condotto voi giovani da me. Ma che cazzo? Questa sacca fatica a tenervi tutti. Bastardo. Rasista. Kangjing Long, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. Dobbiamo fare fuori il bambino. Oh, il primo drago. Cazzo, mitologia cinese. Bene, Kangjing Long, sembra che siamo io contro di te. E niente. Siamo contro Kangjing Long, apparentemente. Donk. Diciamo che la cam è un po' puttane contro sto nemico. Oh no, Kangjing Long buono. Kangjing Long, orca miseria. Se non mi trasformavo poteva essere la fine per me. Ok. Forse qua conviene non usare il lock della cam, sapete? Ok. Lui non si incendia, mi sa. Vabbè, ma non c'avevo vita, cazzo. Non ho fatto manco in tempo a curarmi, figlio di puttana di un Kangjing Long schifoso. Allora, contro Kangjing Long forse possiamo riprendere i serpenti, sapete? E provare con la mossa del veleno. Ok, bastardo. Potenziamolo anche, magari. Eccolo qua. Non ho nodo del vuoto, niente. Non posso potenziarlo. Vabbè. Allora. Equipaggiamento. Discretamente danni attacchi leggeri con salto riduce il costo di vigore degli scatti. E quello lì era carino, devo dire, come effetto passivo. Però io ho l'effetto passivo più inutile di tutti, però l'abilità mi sembrava forte. La boss fight più brutta al momento. È purtroppo molto scomoda, questo devo dirlo. Però figurati se in un gioco con i boss non ci metti il drago svolazzante, spara ghiaccio, elettrico, fuoco, tutto quello che c'è. Ah cavoli, però... you
Ottimo. Kanjin Long, attento. Non andiamo d'accordo così. Io non riesco a capire quando l'ho agganciato e quando no. Ok, ora casca. Proviamo a dargli fuoco. Non penso che Kanjin Long si bruci. Ah, che casino. Posso dire che non si capisce una cazzo, ragazzi. Cioè, noi siamo lamentati col boss di prima, ma questo veramente non si capisce niente. Vabbè. Che casino. Sì, ma io non sto... Ma non riesco... Non riesco ad agganciarlo, sto tizio. Ok, gli ho rotto la paralisi. No, Kanji, no, 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 no. Ok. Cioè, molto scenico, però... Come avrei dovuto toggiarla, scusami. Ah, così immagino, sono un po' di... Wii, wo, wa, wii, wii, wu, wo, e, po. Oh, basta! Dove è andato? Qua. Ok. Merda, che casino che è sto tizio. Ai, 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 ai. Casino. Stai zitto. Ok. Cioè, non è difficile da battere, è solo un po' una rottura di cazzo. Ok. Poi in quale universo tipo una scimmia dovrebbe battere un drago del genere, però... Oh, niente. Mi ha preso. Bene. Ora... Dunk! Va bene. Ha funzionato. L'importante è questo. Niente. No! No, annego, annego! Annego, annego! Per molti lui la malena di sto gioco. Ma per chi? Ma il boss di prima lui era, cazzo. Altro che questo. Credo quello della sabbia. Non ho mai giocato a God of War, no. You have chosen your way. Stavolta non puoi lasciarla facilmente.
Ah. Era un sogno, anche questo. Però lui non ha sognato di scoparsi la tipa. No, mi ha messo in gabbia, ragazzi. Mi hanno messo nel gabbio? Che cazzo è? Sembra il primo boss di Metal Slug 4, questo. Ma la scimmia non parla. Non le hanno insegnato a parlare, eventualmente. Che mi avete messo in gabbia a fare? Cioè, è davvero così facile? Tanfo di scimmie. Resto che sei nuovo arrivato. Ah. Ci ho provato a doggiare, ma... Ok. Ok, questo è chiaramente un mimic. Ma noi non abbiamo paura. Quindi esci pure. No! E invece no. Cazzo. Cos'è? Droga? Siamo drogati, ragazzi? Ah, sono sti cosi che ci drogano, mi sa. Ma stiamo perdendo vita! Riesco a batterlo prima di morire? Sto ancora perdendo vita. Che cazzo succede, raga? Muori! Ok. La vita non la sto più perdendo. Sono indemoniato però per adesso. E mi sa che devo batterli sti tizi. Ok. Ok. Vediamo un po' se torna alla normalità il tutto adesso. Sono tipo... Le befane di Dark Souls 3. Che ti guardano e ti fanno danno. Ok. Possiamo potenziare il bastone finalmente. Oh, fermi tutti. Posso fargli entrambi. Questo no, perché... Ah, mi serve un oggetto che non conosco. Bene. Pioggia punitiva infligge danni da folgorazione al nemico anziché in un'area. Pioggia punitiva. Che cos'è pioggia punitiva? Immagino sia un'abilità, ma non so se la possiedo. Trata mossa della combinazione attacco leggero, regio mobile e bastone, può sollevare un mulinello di sabbia, aumentare la portata dei danni. Questo secondo me è meglio. È l'effetto dell'arma. Allora è figo, secondo me questo è più forte però. Ah, dobbiamo scegliere bene quale, perché questo sarebbe molto figo, ma c'è un materiale che non conosciamo. Quello del ratto fa il mulinello, mentre la portata l'attacco e i danni. Secondo me è più figo. Effetto dell'arma che scaglia un fulmine sul nemico. Ah, ok. Se, per quanto figo, penso andrò con questo. Ok. È costato, eh. È costicchiato. Armatura come si è messi qua? 5. Ok, posso farla questa armatura. Diversivo e le coppie si celano nel vento giallo, ottenendo una significativa riduzione dei danni. Whatever, nel senso, c'ha molta più difesa di quella che ho adesso, quindi lo farò solo per questo. Lo consumo in punti di concentrazione mentre scrittamento priorità di crit. Noi abbiamo già 7% di crit, che non è male. Ok. Quindi cosa mettiamo in testa?
Allora, questo ci dà più, più difesa. Questo ci dà meno difesa, ma ci consente di usare il fiasco durante lo scatto. Forse è meglio. Penso che mi metterò quello. Se ho trovato le scaglie, lo puoi trovare. Che cosa posso trovare? Aspetta, cambiamoci la maschera. Garantisce un aumento significativo dei bonus danni inflitti ai nemici quando la salute è critica. Secondo me questo non lo so, questo mi piace di più. All'inizio del gioco ho menzionato un'abilità che rende più facile colpire se sono distanti. E questo qua, secondo me è fortissima, ma lo trovi subito all'inizio. Questo qua. Ogni livello di talento mentre questo evolvimento a distanza di scontro il primo colpo d'attacco. Perché tipo tu dodge all'indietro, per tornare dal nemico premi R1 e lo aggancia, cioè anche da lontano gli fai lo scatto e hai capito, cioè lo inizia a colpire da più lontano, che secondo me è molto forte, molto importante. Penso che andrò questo. Io sto praticamente facendo soltanto roba leggera. Questo aumenta la difesa è forte, però... Ma se esaurisce il vigore... questo è abbastanza irrilevante. Colpo critico, io vorrei sapere quanto aumenta. Effettivamente noi abbiamo un po' di colpo crit, però penso che la difesa sia la cosa migliore e basta. Io sto andando letteralmente per stats pure, cioè non sto facendo... Tolta la roba qua della paralisi, non sto praticamente facendo nulla di strano, ecco. Ok. Molto bene. Direi che è da qui che proseguiremo, ragazzi. Sono 11:30 e io vi saluto. Ok. Dai, bellino. Il fight è stato difficile, quello lì con... non so neanche che animale fosse. Tipo topo, peloso, gigante. Non so che animale fosse quello lì del tornado. Un po' monotone questa ambientazione, devo dire. So più che altro, quella lì del deserto è stata veramente monotona. Mi ha scocciato abbastanza, devo essere sincero. Vabbè.